Giovedì 19 marzo gli stabilimenti Vestini di Brioni con molta probabilità riapriranno i battenti, riattivando le attività produttive di Roman Style nei tre siti di Penne, Montebello di Bertona e Civitella Casanova. Ad annunciarlo le organizzazioni sindacali, unitamente alle rappresentanze sindacali unitarie e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, che dicono: vigileremo sull'attuazione del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 tra governo e parti sociali. Pertanto annunciano Antonio Perseo, Fictem CGIL, Leonardo D'Addazio, Femca Cisle, Luca Piersante e Will Tech Will, segnaleremo ogni eventuale violazione del suddetto protocollo. Tutto questo, continuano le sigle sindacali, in considerazione della situazione particolare del capoluogo Vestino, dove nonostante possa contare solo l'1% della popolazione totale abruzzese, c'è invece il 16% dei contagiati in Abruzzo. Ma nelle ultime ore, tanti dubbi sollevati dai lavoratori sulla riapertura della fabbrica, vista la paura che si sta diffondendo a Penne nelle zone limitrofe. Ma non è solo la paura dei lavoratori, perché ci saranno da leggere anche le condizioni inserite all'interno del decreto che il presidente Marsiglio potrebbe firmare nelle prossime ore, dichiarando di fatto Penne zona rossa e limitando gli spostamenti solo per lavoratori dei servizi essenziali pubblici e privati. Attesa di ascoltare la direzione Brioni sull'intenzione di riaprire eventualmente domani gli stabilimenti di Penne, Montebello e Civitella Casanova. Ovviamente la direzione deve valutare diverse cose. Uno, deve garantire il rispetto del protocollo firmato il 14 marzo, dove ci sono delle restrizioni e dove deve garantire la sicurezza dei lavoratori in tutto e per tutto. Ma tra l'altro, in queste ore si sta decidendo se e quando iniziare con una zona rossa proprio nel comune principale della zona Vestina, cioè Penne. E tra l'altro, non di meno importanza, anzi, secondo il mio punto di vista, la cosa più importante, valutare lo stato d'animo dei lavoratori che stanno vivendo un periodo di ansia e di stress e che non hanno attualmente nessuna voglia di tornare al lavoro e di mettere in pericolo la loro salute. Siamo in attesa che l'azienda, con le organizzazioni sindacali RSU e RLS, formi il comitato di sicurezza, così come visto dal protocollo del 14 marzo. Intendiamo precisare che l'azienda si deve ottemperare specificamente a quella normativa, se no, per la nostra posizione, l'azienda non può riaprire i battenti. Siamo convinti che il nostro operato deve essere a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori di tutta quell'area che sta vivendo un momento molto drammatico. Oltre al fattore puramente tecnico del protocollo, c'è un fattore umano. Le persone hanno paura, le persone non vogliono tornare a lavorare e queste cose vanno valutate.